Buonasera a tutti, salve a tutti, benvenuti. Questa sera tratteremo del terzo modulo, tecnologia didattica e apprendimento, e avremo modo di riflettere e discutere su come e quanto le nuove tecnologie possano influire sul nostro modo di fare didattica. Io ho inserito nel nostro corso in piattaforma un po' di materiali, un po' di link, un po' di fotografie di riferimento. Sicuramente tutto ciò che è stato messo non ha la pretesa di essere ovviamente esaustivo per tutto quello che può interessare l'argomento, perché la tematica chiaramente potrebbe essere approfondita da più prospettive. Però insomma ciò che io desidero fare è appunto riuscire a fornire a tutti voi alcuni stimoli che poi ognuno seguirà, insomma approfondirà secondo i propri interessi, secondo le proprie preferenze. Quindi quando si parla di tecnologia didattica e apprendimento, ovviamente il nostro pensiero, essendo diciamo docente o comunque occupandoci a più livelli o a diversi livelli di formazione, è insomma il pensiero va alle nostre classi e un po' a tutto quello che noi docenti ci troviamo a vivere quotidianamente all'interno delle stesse. Facciamo ovviamente quotidianamente i conti con problemi che vanno dall'individualizzazione o alla cura delle eccellenze oppure alla prevenzione della dispersione e dell'abbandono scolastico. In realtà pensiamo spesso che il denominatore comune del nostro operato vada rintracciato nell'incentivazione della motivazione. Ciò che ci interessa è riuscire ad avere comunque con noi all'interno delle nostre classi dei ragazzi interessati, che riescano quindi ad avere e a crescere all'interno di un'immagine positiva di sé, all'interno di luoghi socializzanti dove noi ci teniamo a garantire occasioni di apprendimento che siano per loro stimolanti e accattivanti. Ora, la tecnologia didattica, secondo me, si colloca molto bene in un fare scuola che supera una didattica di vecchio stampo di tipo trasmissivo, a favore di un modello coerente con la didattica costruttivista, più vicina sicuramente agli stili di apprendimento dei nostri ragazzi e che qualifica maggiormente i processi formativi. La LIM, che non è certo la panacea per tutti i mali, né d'altra parte porta con sé, voglio dire, alcunché di magico o trasformativo, è comunque sicuramente uno strumento in più che abbiamo a disposizione per poter, diciamo, realizzare una proposta didattica più vicina ai bisogni di apprendimento dei ragazzi, perché proprio la LIM, pur superando l'oralità, comunque non la nega. Ma anzi la fa crescere in una dimensione condivisa, collaborativa, dinamica, al passo con i tempi, ma soprattutto più vicina alle caratteristiche percettive e cognitive dei ragazzi di oggi. Diciamo che è evidente che la scuola, in questo contesto, debba assumere un ruolo strategico nel guidare questi ragazzi, queste nuove generazioni, ad un uso, diciamo, corretto e consapevole delle tecnologie di rete, soprattutto per quanto riguarda tutti i nuovi strumenti del web 2, che sia per proporlo appunto come strumento in grado di potenziare lo studio e i processi di apprendimento individuali, ma soprattutto anche per estendere, tutto ciò al di fuori del perimetro scolastico. Quindi bisogna fare leva soprattutto su tutti quei processi di apprendimento informale che sfruttano le potenzialità del web
poter accedere e condividere alle informazioni. Non è certo un processo facile, ma può riuscire se il docente è disposto ad investire tempo in una crescita professionale che sia indirizzata a, come dire, al sintonizzarsi sui canali di comunicazione della propria utenza diretta, appunto dei propri ragazzi. Abbiamo avuto modo, quando abbiamo affrontato un po' il discorso nel primo modulo, di parlare, di discutere, comunque sono emerse le problematiche cui i docenti vengono a scontrarsi quotidianamente. Difatti abbiamo difficoltà all'interno delle scuole, abbiamo difficoltà per quanto riguarda, diciamo, l'aspetto tecnico e tutta una serie di altre problematiche connesse, conosciamo benissimo un po' tutti, all'interno delle nostre scuole. L'atteggiamento ovviamente può essere di diverso tipo, ci sono i docenti che rinunciano di fronte a queste difficoltà, altri invece insomma, ci credono ancora, continuano a cercare di fare qualcosa in questo senso, altri ancora insomma alla fine sono talmente caparbi che riescono a risolvere ugualmente i problemi che quotidianamente incontrano. E quindi si attiva in ogni modo per poter risolvere, magari portandosi una volta il portatile da casa oppure utilizzando delle connessioni alternative quando comunque quelle della propria scuola insomma, fanno acqua un po' da tutte le parti e quindi cercando di risolvere e di sopperire laddove diciamo, i mezzi che dovrebbero essere a nostra disposizione sono carenti in un qualche modo. Chiaramente, quando parliamo di conoscenza e di apprendimento, non possiamo più pensare ad una sorta di, diciamo, di trasposizione da un soggetto all'altro. Larsen, qualche tempo fa, in un suo lavoro, ebbe ad argomentare e a dire che l'informazione può essere sì trasmessa, però la conoscenza non può essere che indotta. E su questo, a sostegno appunto di questa sua tesi, elencava quelli che per lui erano, diciamo, tre momenti chiave che a proprio modo di vedere, diciamo, stanno al di sopra del modo di fare scuola e didattica. E questi momenti, a suo avviso, sono: il primo appunto è che le conoscenze del docente devono essere comunque trasformate in informazioni da trasmettere, appunto. Il secondo momento era appunto la trasmissione delle informazioni stesse e poi l'ultimo momento, per diciamo, ritornare al discorso dell'apprendimento, era la trasformazione da parte dello studente, dell'alunno, di questa informazione che quindi riceveva dal docente in una nuova conoscenza. In realtà quello che in poche parole si chiama apprendimento significativo, cioè il collocare in un contesto già proprio la nuova informazione per poter creare appunto nuova conoscenza. Ora, quindi i meccanismi di acquisizione quindi vanno sicuramente al di là di questo, diciamo, travaso da un contenuto all'altro, vanno piuttosto, appunto, abbiamo detto, acquisiti e soprattutto sistematicizzati in una struttura cognitiva già esistente. Quindi il modo di apprendere di oggi è basato sulla comunicazione dell'informazione. Il paradigma di rappresentazione della conoscenza che ha avuto maggiore successo e che comunque continua a suscitare maggiore interesse nel mondo dell'apprendimento scolastico e accademico è quello delle reti semantiche o mappe concettuali, di cui parleremo, diciamo, stasera. Un apprendimento, quindi, per poter essere significativo, deve essere, dicevamo, integrato nella rete di conoscenze già possedute. Scegliere una concettualizzazione non è altro che il primo passo, per una rappresentazione della conoscenza. E la mappa concettuale in questo c'è di grande aiuto. I vantaggi, difatti, non sono pochi, sono anzi tanti.
Grazie alla mappa concettuale intanto abbiamo la possibilità di identificare con chiarezza gli elementi che ci sono da apprendere. La mappa inoltre consente la gestione della conoscenza in modo più diretto e attivo, facilita ovviamente sicuramente il ragionamento e l'analisi, facilita anche il raggiungimento di conclusioni rispetto appunto i concetti chiave che vengono in essa inserite, mantiene piuttosto alta, diciamo, l'attenzione dello studente che partecipa alla costruzione della mappa stessa e poi soprattutto diciamo, aiuta ad avere una visione olistica dell'argomento che si sta in quel momento rappresentando. Quindi nel modello delle mappe concettuali la conoscenza viene immagazzinata con delle interconnessioni in maniera tale che analizzando le tracce rappresentate dalle connessioni stesse che vi sono tra le relazioni e i concetti chiave sia possibile poi comunque seguire delle diverse traiettorie. Diciamo, questo in generale quello che poi vedremo all'interno, diciamo, della lezione più avanti sulle mappe concettuali. Ritornando poi però al discorso iniziale, cioè quello del dover fare scuola e comunque di dover avere, diciamo, dietro di sé tutta una serie di strumenti che per il docente oggi sono quasi essenziali, si è stata, diciamo, diffondendo sempre di più l'abitudine da parte dei docenti di portare con sé ovunque quella che possiamo definire la valigia degli attrezzi, un po' del proprio modo di fare scuola. Ecco perché ha preso sempre più piede e prende sempre più piede quello che poi viene definito ormai il portable software, cioè tutte quelle applicazioni portatili che sono, diciamo, in grado di eseguire autonomamente e senza la necessità di installare file sul disco fisso una serie di programmi che possono essere utili per la didattica quotidiana. Un programma di questo tipo ovviamente ha dei grossi vantaggi. Il primo sicuramente è quello di non essere installato sul PC, funziona poi correttamente un po' dovunque dove viene comunque installato e non lascia tracce poi nel registro di Windows. Per cui dico è una buona soluzione cui sempre più spesso i docenti si rivolgono. A questo proposito, proprio sulla nostra piattaforma troverete una serie di materiali, una serie di link utili, anche dei tutorial che ho, diciamo, selezionato fra gli altri, e più avanti vedremo anche modo di vedere magari insieme un video che ho caricato appunto su questo argomento. Per quanto riguarda tutto il resto, ovviamente vi rimando poi ad un approfondimento sui materiali che sono stati caricati. Buon lavoro a tutti.